Da Noel Carbone di Brindisi, il titolo sulla via di Micorosa e Bussi, discariche industriali, quali soluzioni? Sentiamo Andrea Contaldi. Sulla via di Micorosa e Bussi, discariche industriali, quali soluzioni? Questo è il titolo dell'incontro pubblico promosso dal movimento No al Carbone nel piazzale antistante il Teatro Verdi a Brindisi. L'incontro ha messo a confronto due situazioni simili: la discarica di rifiuti industriali di Micorosa a Brindisi e la discarica di Bussi a Pescara. Per evidenziare la pericolosità dei siti e creare un dibattito sulle possibili soluzioni. A conclusione dell'evento sono stati proiettati la videoinchiesta a cura di Emiliano Puffo e Tiziana Colluto ed un recente reportage fotografico di Ida Santoro. Un altro incontro analogo si svolgerà tra una settimana a Bussi Piano d'Orto in provincia di Pescara, con la presenza di No al Carbone. L'incontro pubblico di questa sera fa parte di una serie di iniziative che il Movimento No al Carbone ha messo in atto insieme al Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua. Ci sono due realtà molto simili sotto certi punti di vista. A Bussi c'è una discarica dove sono stati depositati per anni, per decenni, degli inquinanti. E la stessa cosa avviene qui a Micorosa. Ecco perché è nato questo gemellaggio fra le due realtà. E da questa condivisione di informazioni, insomma, sono nate una serie di iniziative, sia dal punto di vista giuridico, quindi con delle denunce fatte anche da parte nostra, che abbiamo consegnato un esposto e una diffida al Ministero dell'Ambiente, e anche delle iniziative a scopo informativo, come è questo incontro di oggi. Ci siamo gemellati come comitati proprio in nome di questo inquinamento che deve essere risolto. Noi vogliamo le bonifiche, bisogna mettere in sicurezza queste aree. In Abruzzo veniamo da un lungo percorso che ha portato anche a sequestri delle aree, indagini, diversi indagati, a diversi imputati, addirittura in corte d'assise per quanto riguarda i manager della Montedison, che per anni hanno scaricato nel fiume Pescara e sui terreni le scorie del polo chimico di Bussi, che poi hanno inquinato tutta la Val Pescara, e addirittura quelle sostanze chimiche ce le siamo ritrovate nei rubinetti delle città di Chieti e Pescara, cittadini che hanno bevuto, me compreso, i solventi colorati per decine di anni, solventi colorati cancerogeni. Processo.